La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Prepariamola a chi c'ha la squadra in ostaggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma la squadra con lui non è più così bella. E così su due piedi io l'avrei liquidato. È la vittima lui di un progetto sbagliato. E se un mister fallisce, più fiducia non ha. Dopo 10 partite questa squadra non va. Il francese non vale, non arriva a Natale. Il francese non vale, non arriva a Natale. Un borgone un po' amaro, lo studente stravinto ce l'ha fatto scordare. Il francese non vale, non arriva a Natale. Il francese non vale, non arriva a Natale. Prendi quella valigia, con il treno e a Parigi te ne devi andare. Grande poesia, grande Roberto Rossini, detto il poetazzo. Ciao Roberto. La valigia, simpaticissimo. Purtroppo Roberto grande, purtroppo nel Napoli, che cosa possiamo dire? È stata una partita che è andata male, la Fiorentina ha fatto veramente, complimenti, una grandissima partita e sta diventando proprio la bestia nera del Napoli, perché sì, accadeva anche con Spalletti. Vero, perché per tutto il 2022 non l'abbiamo sconfitta mai. Infatti, mai sconfitta, addirittura in Coppa Italia abbiamo preso la manita nella partita. Forse il gioco della Fiorentina che ci mette in difficoltà, però facciamo un attimo, torniamo indietro col tempo e torniamo indietro alla bella partita fatta con Real Madrid, che siamo stati anche un pochettino sfortunati, sì, si è giocato molto bene. E Gilda, subito dopo la partita con Real Madrid, è andato a intervistare i tifosi. Voi tifosi, vediamo cosa dicevate dopo la partita del Real Madrid. Vediamo. Vai Gilda! Ci troviamo fuori al negozio del signor Carlo. Salve, buonasera. Tifosissimo Carlo, del Napoli. Lo dimostriamo anche con i fatti. Oh, bellissimo, wow. Lo dimostriamo. Questo sì che è un tatuaggio. hai visto la partita in Champions? Ho visto alcuni highlights, devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto. Io non sono di quei disfattisti che hanno crocifisso Garcia in un istante. Appassionato del Napoli, quindi vado molto 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 lentamente sui giudizi. Ho analizzato tutto, credevo che ci volesse un po' di tempo e così si sta verificando. Sono rimasto contento per quello che ho visto in TV. E che ne pensi di Nathan? Allora, siccome io mi fido tanto dello scouting del Napoli, quindi diciamo che bene o male nella maggioranza delle trattative scoperte ci ha sempre azzeccato. C'è poco da dire. Sono giocatori giovani, vanno seguiti e ovviamente devono fare esperienze, ma comunque l'impressione è abbastanza buona, devo dire la verità. Il Napoli in campionato ti Napoli in campionato, come ripeto prima, mi sta piacendo nelle ultime partite. Credo che si possa ancora migliorare molto di più. Ovviamente non abbiamo le stesse giocate dell'anno scorso, ma comunque va bene così. Ogni allenatore ha le sue proprie idee, va comunque seguito e sostenuto per quanto mi riguarda. Giusto. Però abbiamo letto, si prega di non sostare, grazie. Sì, qua sostano in realtà solo i partenopei, ah, ecco. I restanti tifosi possono anche andare un pochettino più avanti. Giustissimo. Verso la tangenziale, direzione nord Italia oppure sud, perché i partenopei siamo solo a Napoli. Siamo solo noi. E quindi ci lasciamo dicendo sempre forza? È solo Napoli. Giusto. Ci troviamo nella liuteria del maestro Amato in via Renella. Lei mi diceva che è tifoso del Napoli. Io sono assolutamente tifoso del Napoli, non potrei fare a meno da buon napoletano, per cui il Napoli ci ha dato una grande soddisfazione l'anno scorso e speriamo che continui così. E a lei è piaciuta la partita del Napoli contro il Real? La partita del Napoli contro il Real, certo, il Napoli ha dimostrato di essere di nuovo il Napoli che aspettavamo tutti, adesso ci ha dato dimostrazione, effettivamente hanno perso, anche se hanno perso per carità, però hanno giocato, sì. E a volte giocare va di più
vale più che vincere una partita, perché contro il Real, certo, noi abbiamo giocato contro una squadretta, per cui infatti, bisogna anche essere sportivi. Io sono tifoso, ma sono anche sportivo. E quindi Garcia le piace come tecnico del Napoli? Certamente, adesso sta dimostrando di essere all'altezza, assolutamente. Va bene, quindi lei non si interessa solo di musica ma anche di calcio? Ma assolutamente mi interesso di calcio, perché il calcio è una passione quasi di tutti i napoletani. Eh sì, assolutamente. Questo Napoli dove può arrivare? In campionato o in Champions? Ma in Champions secondo me arriva a buon punto. Io penso che riesce a... Non voglio fare pronostici affrettati. In campionato se la giocherà. Va bene, quindi siamo sicuramente fiduciosi, assolutamente. Assolutamente, se la giocherà. Su tutti i due fronti. Non molla il Napoli. Chi le è piaciuto di più nella gara contro il Real? E chi di meno? Non saprei dire, ma perché comunque hanno giocato un po' tutti bene. Tutti bene? Tutti quanti hanno giocato. Hanno fatto, quindi solo hanno per fatto sfortuna. Il solito gioco di squadra del Napoli. Per cui non voglio fare nome di uno, magari non di un altro. Perché comunque hanno giocato bene tutti, hanno fatto la squadra del Napoli. E anche i cambi le sono piaciuti? I cambi sono stati giusti, effettivamente, a differenza di altre volte in campionato che è un po' sconvolto. Che non l'avevano convinto. Va benissimo, quindi ci salutiamo e sempre forza. Vi ringrazio. Sempre forza. Forza Napoli, sempre forza Napoli e forza e viva la musica, assolutamente, perché per me viva la musica è molto importante. Ci troviamo al Vomero nel negozio dell'amico Franco. Franco, tu tifi Inter. Ah, ok, però hai visto la partita, mi dicevi, sì, del Real. Bella partita del Napoli, sinceramente forse il pareggio era giusto, però purtroppo su queste squadre secondo me non si può sbagliare. Il minimo errore ti puniscono, perché hanno la qualità, a differenza di noi squadre italiane che mettiamo tecnica e a volte anche fisicità. Quindi per te non sono stati tardivi i cambi, sbagliati cambi? No, cioè, sinceramente mai come questa volta, secondo me Garcia ha fatto quello che doveva fare normalmente. E anche la formazione iniziale del Napoli ti ha convinto? Sì, anche perché per me è stata una bellissima partita, sinceramente il Napoli si è giocata alla pari, veramente alla pari. Però bello che un tifoso di un'altra squadra ci dica questo. E che prevedi per l'Inter in campionato? Per me, secondo me, l'Inter è una squadra imprevedibile, sinceramente. A me non ho tanto fiducia nell'allenatore, perché non lo vedo bravo nella preparazione di una partita, ma non alla lunga, diciamo in un campionato dove devi essere sempre sul pezzo, diciamo. E invece per il Napoli che campionato sarà questo? Secondo me se la può giocare. Io sono convinto che il Napoli se la giocherà con il Milan e l'Inter, sinceramente, perché secondo me la qualità ce l'aveva. L'unico giocatore che devo mettere, il difensore, è bene o male, ho visto questo giocatore, non è male, un bel giocatore, e secondo me pure i rimpiazzi sono all'altezza. Ok, allora grazie mille e sempre forza Napoli. Forza Napoli. Grazie. Bravissima Gilda, sempre con queste domande. Come vedi, i tifosi erano contenti, anche se comunque c'era stata una sconfitta. Però c'era stata una sconfitta, però erano positivi. Sì. Anche, diciamo la verità, anche noi eravamo positivi, abbiamo visto una bella partita, un pochettino di sfortuna, ma confrontarsi con una squadra così forte ci sta di poter perdere una partita. Sì. Però, ahimè, stamattina che cosa hai fatto? Cosa hai combinato? Volevo vedere il rumore dei tifosi dopo un'altra sconfitta, diciamo diversa stavolta in campionato, diversa. E quindi si è andata a stuzzicare. Speravo che il rumore fosse ancora alto. A stuzzicare il rumore dei tifosi. Vediamo stavolta, voi tifosi, cosa avete detto stamattina. Ancora una volta, vai Gilda! E ci troviamo di nuovo al Vomero, precisamente in via Solimena, nel negozio Juarez, col proprietario, il signor Antonio, che è un gran tifoso del Napoli. Assolutamente, salve, quindi, buonasera. Quindi ieri lei si è un po' intossicato. Ma intossicato, dispiaciuto tantissimo, purtroppo. Cosa pensa di questa prestazione? Si è spezzato un incantesimo, eravamo veramente arrivati all'apice, e non penso che cambiando l'allenatore, purtroppo era un filotto che si è innescato, e quell'incantesimo non esiste più. Perché mo pure il più forte adesso incomincia a fare veramente degli errori banali. Vedisi il gol mangiato all'ultimo da Osimhen. Vero, l'ho notato anche io. Quindi lei non dà tutte le colpe a Garcia? Assolutamente no.
Ci sono degli errori tecnici giganteschi anche nelle sostituzioni, ma è tutta la squadra che non sta funzionando, a partire dal portiere, che ormai qualsiasi tiro arrivi in porta è gol. Purtroppo sarà pure lo stato d'animo, sarà sotto pressione, perché ci sta, è giovane, quindi non regge il peso. Ma rispetto, cioè, le altre squadre arrivano i tiri in porta, c'è il portiere che te lo para. Contro offensiva a noi niente, non ci sta niente da fare, va in porta. Un po' di fortuna, un po' di sfortuna, cose loro segnano sempre. Il fatto sta che a noi nessuno ci tappa quella porta. Ieri su tre, sullo stesso tiro, tre errori, è madornale, diciamo. Chi è che sta più deludendo dei giocatori? Ma proprio il portiere. Il portiere Meret. Effettivamente, forse perché c'ha un compito troppa responsabilità. L'errore semmai del difensore Di Lorenzo non ci dai peso, però l'errore in porta costa tantissimo. È vero. E che si aspetta in questa sosta? Che si parli società, mister, squadra, trovino un punto d'accordo? La vedo veramente molto difficile, anche perché andare adesso a intervenire o sulla squadra cosa poco si può intervenire, sull'allenatore non può far altro che peggiorare la situazione. Quindi l'unica cosa da fare, secondo me, è dare tutte le responsabilità ai giocatori e giocare come l'anno scorso. Cercare di mantenere quel poco di gioco che riescono a mantenere senza allenatore e portare avanti questa stagione. Perché adesso cambiare allenatore non vedo che sia risolutorio. E va bene, comunque ci mettiamo un po' di entusiasmo per il futuro? Assolutamente. Quindi sempre Forza Napoli. Sempre. Ok, alla prossima. Grazie, buona serata. Ci troviamo con il tifoso Marco. Ciao, hai visto la partita ieri, vero? Sì, l'ho vista ed è stata molto deludente. Per il risultato, per il gioco? Ma il risultato, diciamo, siamo usciti sconfitti. Diciamo più per il gioco, perché anche con il Real l'abbiamo visto, però almeno siamo usciti un po' più soddisfatti e avevamo creato più occasioni con il Real e poi con la Fiorentina ci hanno messo in difficoltà e non siamo riusciti a creare opportunità per segnare. È stato più merito di Italiano o demerito di Garcia? Più merito di Italiano, Garcia secondo me ha le responsabilità, ma più che altro sui cambi. Già dall'infortunio di Anguissa, mettere Raspadori a centrocampo, dove già si sapeva che non era il suo ruolo. Lui dice che perché è un giocatore offensivo, può tirare, può fare gol, ma non l'ha fatto. Già è stato provato in passato, quindi non è andato bene in passato, non capisco perché dovrebbe andare bene adesso. Quindi ce l'hai un po' con Garcia e con le sue decisioni? Sì, ma più che altro per i cambi, perché poi sono i giocatori che giocano nel campo, diciamo. Giusto. Sono gli stessi dell'anno scorso. Osimhen comunque ha sbagliato un gol solo lui alla porta. Meret ha subito un gol che poteva evitare. Poi c'è stata la grande partita della Fiorentina, dove non ci hanno fatto creare nemmeno un'azione gol. Chi è che ti è piaciuto di meno dei nostri in campo? Di meno? Ma io vedo che ci mettono l'anima in mezzo al campo, perché si vede anche Nathan, Østigard, tutti i giocatori del Napoli, si vede Osimhen comunque che va a difendere, va avanti e indietro. Diciamo quello un po' spento ultimamente Kvaratskhelia, e poi Meret si lascia un po' a desiderare. Forse è un po' provato psicologicamente per le tante critiche. Forse, diciamo, veniamo da un anno dove abbiamo vinto lo scudetto, 20 punti di vantaggio, e penso che uno dovrebbe essere un po' più motivato, un po' più, sai, campione d'Italia. Quindi dai parte delle responsabilità anche ai calciatori? Ma i calciatori hanno le responsabilità, però se i calciatori giocano così c'è un problema di fondo, sono gli stessi dell'anno scorso. Perché adesso giocano così? È colpa di Garcia? Non si sa. Vedremo a fine campionato, oppure vedremo con un altro allenatore se verrà esonerato Garcia. Okay. Cosa speri che succeda in questa sosta? Spero
prima cosa la società col mister. No, io spero almeno dopo la sosta, penso che cambierà, cioè penso che cambierà poco. Vedremo sempre un solito Napoli fin quando non si aprirà di nuovo la campagna acquisti e fare qualche acquisto, perché quindi tu vuoi tornare sul mercato? Sì, perché risolvere. Il centrocampo si è fatto male, anche se aveva solo, diciamo, come centrocampista Cajuste, poi non ha nessuno più. Uno dice Gaetano, sì, ma se non lo fai giocare, non fa le ossa in campo, non entra nei schemi del Napoli, come puoi sostituire, come togliere Zielinski e mettere Gaetano? Oppure come togliere un Lopotka e mettere Gaetano? Quindi penso prenderesti un centrocampista? Centrocampista e un difensore. Ok, però siamo comunque, ci lasciamo da ottimisti? Diciamo di sì, al terzo diciamo posto. Forza Napoli sempre. Sempre. Ci troviamo ora col tifoso signor Fabio. Fabio, buongiorno. Lei buongiorno. Ha visto la partita ieri? Sì. Che ne pensa? Sono abbastanza preoccupato, amareggiato per quello che insomma si è visto. Abituati all'anno scorso che insomma che il Napoli faceva un grandissimo gioco e quindi il Napoli di Spalletti è tutt'altra cosa rispetto al Napoli di adesso. Non so cos'è, cos'è che non va, nel senso che ci sono tante cose che non vanno. Mi preoccupa soprattutto l'aspetto fisico, psicofisico dei giocatori. Atleticamente secondo me la squadra non gira, la squadra non corre, la squadra non pressa. Però in alcune gare sì. In alcune gare sì, però ieri era veramente preoccupante sotto tutti i punti di vista. Non riuscivano a giocare e a saltare l'avversario, venivano costantemente raddoppiati. Caraschelia, per esempio, non riusciva più a saltare l'uomo, cosa che faceva l'anno scorso. Come mai? Ripeto, non lo so. Può essere anche un fatto mentale che qualcuno un po' appagato, può darsi pure che magari non si trovano con l'allenatore, magari questo cambio di allenatore a molti giocatori non ha portato benefici. Sarebbero lei che tante soluzione le cose. Prenderebbe? È difficile in questo caso capire qual è la soluzione migliore. È chiaro che Garcia non è l'allenatore secondo me giusto per questa squadra. Poi c'è da dire che anche i giocatori non c'è più la compattezza dello spogliatoio secondo me, quindi diciamo che sono tanti. Forse anche distratti dalle voci sui contratti, procuratori che parlano anche, troppo influisce anche quello. Però secondo me, ripeto, se ci troviamo in queste condizioni è perché l'allenatore che non riesce a mettere in campo la giusta formazione. Diciamo che non è colpa che se n'è andato Kim, se si prendono i gol in difesa, ma balla tutto. Il centrocampo non riesce a fare filtro, la squadra non riesce a sopportare Osimhen, e insomma sono tante problematiche che andrebbero risolte. Va bene, però siamo fiduciosi per il futuro. Speriamo, sì, siamo fiduciosi nella maglia. Okay, quindi rimane soltanto la maglia. Allora sempre Forza Napoli, ci sentiamo sempre così. Forza Napoli, sempre. Grazie. Dopo aver sentito i tifosi sono anche abbastanza preoccupati, sono molto preoccupati. E dire la verità, io ho dato sempre fiducia al mister che ci voleva tempo, eccetera, però la partita di ieri ci ha lasciati un po' perplessi. A questo punto qui non potevamo avere che una persona preparata come Aldo Sambuca, mister Sambuca è qui con noi per dirci un po' che cosa è successo ieri, perché anche nelle interviste ai tifosi siamo tutti un attimo
frastornati, perché abbiamo visto le prestazioni in crescita da Bologna in poi, in crescita con Real Madrid pure una buona partita, eravamo ottimisti, però ieri siamo andati a dormire depressi, dispiaciuti oggi. Che cosa è successo? Come mai questa involuzione? O è la Fiorentina anche che ha giocato una grande partita e ci mette sempre in difficoltà, come abbiamo detto io e Gilda, perché la Fiorentina da 2-3 anni ci mette con Spalletti in difficoltà. Può essere una domanda iniziale che mi permetto dalla mia, diciamo, nei tuoi confronti, ignoranza calcistica, ma il modulo 4-3-3 contro un modulo 4-2-3-1 può andare in difficoltà? Perché io vedo che non è la prima volta che andiamo in difficoltà con la Fiorentina, non lo so, io... Innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito Claudio. Effettivamente, come hai detto poc'anzi, siamo tutti veramente perplessi, perché dicevi che la squadra inizialmente aveva offerta delle prestazioni non all'altezza dell'anno scorso, però poi c'era stata questa ripresa del gioco, ripresa della fiducia, autostima e tutto, e abbiamo visto delle gare nettamente in ripresa, non ultima la gara in Champions con il Real Madrid, abbiamo affrontato una delle squadre più forti d'Europa, e benché si sia perso, però meritavamo ampiamente il pareggio. Tutto ciò prendeva, insomma, che potessimo fare una gran bella partita con la Fiorentina, però purtroppo ciò non è accaduto. Ciò non è accaduto perché evidentemente forse la consapevolezza di poter raggiungere le posizioni alte della classifica, ripeto, anche la condizione fisica non è al 100%, devo dire la verità. È venuto a mancare un elemento cardine del nostro centrocampo, parliamoci chiaro, anche se è uno degli elementi più importanti del nostro centrocampo, è uno che regge l'urto e ciò che non è stato. Poi ci si è messo anche un po' il nostro mister, per carità, non gira me per poter dare dei giudizi, per carità. Però diciamo, penso che sia andato anche lui un po' in confusione, perché ho notato questo, che quando la partita è in cassaforte, e il risultato è acquisito, lui riesce a gestire bene la gara. Nel momento invece che andiamo in difficoltà e stiamo alla partita, non la gestiamo e magari stiamo anche perdendo, mi sembra che lui perda un po' di lucidità. E ieri secondo me ha peccato un po' di, cioè è andato un po' in confusione nella sostituzione immediata di Raspadori, perché lui giustificava giustamente dopo le interviste che si era sotto di un gol, dovevamo recuperare, quindi una persona che potesse attaccare più lo spazio tipo Raspadori poteva, però abbiamo giocato contro una squadra in bottiglia di centrocampisti che hanno corso, hanno fatto un pressing alto, ci sono venuti a prendere la nostra metà campo e noi non avevamo più quel palleggio fluido che ci contraddistingue negli anni passati. Questa è stata poi quelle tre sostituzioni negli ultimi minuti, lascia un po' di dubbio. È perché, chiedo scusa se ti interrompo, no, assolutamente. Perché quello che tu hai detto è molto importante, hai detto delle cose molto, molto interessanti che non avevo riflettuto, sì. E penso in tanti. Questa situazione che lui va completamente, si sbanda, lo abbiamo notato con la partita anche della Lazio, no? Anche quando ha fatto entrare Lindstrom, giusto? Giocatore che era arrivato 48 ore prima, lo butti in campo così, io ho detto ma sono rimasto un attimo perplesso. Poi abbiamo visto anche quella situazione che accadde, se non sbaglio, a Bologna, aiutatemi perché adesso cominciano ad essere tante le situazioni particolari. Poi abbiamo visto ieri è successo veramente, che mancavano più recupero 7-8 minuti
E tu mi vai a togliere Osimhen. Mancavano una decina di minuti, più i 7 mi sembra che siano stati di recupero, quindi 17 a 4, che poi si sono allungati a 6, diciamo. Su 16 minuti nel calcio possono essere tanti come possono essere pochi, però togliere un terminale di quel genere, togliere Politano che era stato tra i migliori, unico che riusciva a saltare l'avversario e a centrarsi per mettere qualche cross per lo stesso Osimhen. Insomma, questo ci ha lasciato un po' basiti, devo dire la verità. È questa considerazione che hai fatto. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, consentimi Claudio, che su 10 partite ne abbiamo perso 3, il 30% delle partite le abbiamo perse. Però abbiamo perso quando abbiamo incontrato squadre del valore, non dico medio, ma qualcosa in più alto, abbiamo fallito. Medio-basso l'abbiamo vinto tutto. Allora che cosa, e c'è un punto interrogativo, che cosa sta succedendo? Allora, però siamo chiari, non buttiamo la croce addosso solo al povero. Al povero allenatore, assolutamente. Io sono stato anche. L'abbiamo sempre difeso. Abbiamo sempre difeso qua, io sono stato sempre il primo. Qualcosa di suo ci ha messo, però io penso che anche i calciatori non si stiano comportando al meglio. C'è queste cose che succedono quando vengono sostituiti, che fanno gesti poco sportivi, si sbattono. Sono dei professionisti che guadagnano un fior di milioni. Devono fare i professionisti, l'allenatore fa l'allenatore, loro fanno i giocatori, punto e basta. E poi c'è sempre un'altra cosa che io dissi in tempi non sospetti, signori miei, voi me ne date atto e siete del Simone, ripetersi è difficilissimo. Dobbiamo partire da questo presupposto, dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vinto un campionato alla grande, non alla grande ma alla stragrandissima, e dobbiamo dimenticare che abbiamo dato tanti punti, perché gli avversari non sono quelli dell'anno scorso, sono più affamati, e noi sembra che a volte questa fame ci stia sfuggendo. Siamo appagati, però scusami Aldo, io volevo riprendere anche il problema un attimo già dall'inizio partita, che era successa questa diciamo diatriba, questa discussione tra il procuratore Giuffrido e il mister, che poi il calciatore ha scaricato sul procuratore, e quindi anche questo, però alla fine non l'ha fatto giocare, cioè in questa situazione dove la formazione in campo dal primo minuto mi sembrava che siamo tutti d'accordo, no? È partito il Napoli, pronti via, la squadra era giusta, no? Poi c'è chi come me e come, devo dire la verità, anche Gilda, noi abbiamo, non lo so, a noi piace Mario Rui, so che a tanti non piace, sì, però Mario Rui c'ha un ottimo piede, è un giocatore tecnico, dove quando fa quei lanci l'hanno fatto già. Allora, è cosa che che il buon Oliveira è bravo più sulla difesa, però meno, diciamo, in fase propositiva, in fase di non possesso palla, di attacco alla difesa, però lì lo potevi fare giocare, no? Assolutamente, una presa di posizione che non mi trovo pienamente d'accordo, e farlo scaldare pure a lui e poi non metterlo in campo insieme agli altri, cioè voglio dire, ha preso anche una posizione dura, perché non è bello, però noi tante dinamiche poi non le sappiamo, perché qua potrebbe essere che entra in ballo anche il presidente, cioè ci sono tante cose che il mister deve gestire, è ovvio, da di fuori non lo sappiamo, ci sono delle dinamiche di spogliatoio che a noi sono oscure. Però io che sono allenatore, a un certo punto chiedo scusa il termine, me ne sbatto delle diatribe procuratore, presidente, eccetera. Io devo guardare l'interesse della squadra, e di un intero popolo che ci sta seguendo. E allora a un certo punto io devo far giocare su Mario Rui. Come si fa? Sono 4 partite che non lo impiega. L'ultima partita l'ha fatto giocare 3 minuti, adesso lo fa riscaldare, non lo fa entrare. Giochiamo in casa. Ha un piede educato, è l'unico che sulla sua fascia insieme a Quara si trova a memoria, a meraviglia, ha fatto tante partite, anche se abbiamo avuto
la difficoltà dello stesso Kvaratskhelia, che ha incontrato quel ragazzo di 19 anni. Sì. Fortissimo. Bravo. Gli ha messo la museruola e non ha fatto toccare palla, ma assolutamente, e sono state rare quelle volte che è riuscito a saltarlo. E quindi col piede ottimo che c'ha Mario Lui poteva scavalcare questa situazione di marcatura, e questo non c'è stato. Allora questa ostinazione a portare questo punto con, che poi ripeto, non sappiamo se sia una cosa societaria o meno, però ripeto ancora una volta, io allenatore non scusa Aldo, prima della partita io ho visto le formazioni e parlavo con le persone. No, ero allo stadio, parlavo, tutti erano d'accordo per Olivera, io ero per Mario Rui, però la maggior parte, delle persone erano tutte quante a favore di Olivera. Vabbè, Olivera, lui l'ha messo in campo, poi c'è chi la pensa in maniera, chi in un'altra, però io credo che al di là della discussione che ci può essere, c'è un calo anche di Osimhen, e qua l'unico che vedo in grandissima forma è Politano, che lo vedo a tasso. Ma anche Nathan si sta inserendo abbastanza bene, nonostante tutto sì. Che noi lo avevamo affibbiato come oggetto misterioso, però devo dire la verità, il ragazzo si è imposto alla grande con carattere, è sempre un giovane, è un ventenne, non è esperienze europee, non ne ha avuta, ha sempre giocato in Brasile, quindi non è che poi, però si sta inserendo abbastanza bene. Però io dico che siamo mancati a centrocampo, moltissimo a centrocampo, ci hanno proprio... Può essere Anghissa pure che sta, Anghissa degli alti e bassi, quando lui va gira tutta la squadra. Esatto, va, sì, poi ha avuto pure la sfortuna che si è fatto male. Però poi devo dire che quando è entrato Raspadori mi sembra che stavamo reggendo un po' il colpo. Perché aveva cambiato, ha fatto un 4-2-3-1. Ha fatto i due mediani dietro e ha messo sotto punta Raspadori. Però il problema è che quando gli attaccanti invece, i centrocampisti offendevano e ci venivano a pressare alto, lo stesso Arthur e compagni di reparto, Raspadori in fase di non possesso andava poco, andava in enorme difficoltà. Hanno fatto pure un ottimo possesso palla, riuscivamo a recuperare i palloni, eravamo un po' lenti, per cui ci sta anche il fattore, chissà, anche la preparazione, il fattore fisico, perché ieri la Fiorentina sembrava che giocava uno in più in campo. Non lo so, anche se ha fatto un enorme turnover, e poi diciamo la verità, ha giocato giovedì, 48 ore meno. Però ha fatto un turnover abbastanza ampio, devo dire la verità, però indipendentemente da ciò, io li vedevo più pimpanti, vedevo il Napoli dell'anno scorso che prendeva la Fiorentina. Ho visto ieri la Fiorentina come se avessi visto una partita che in quell'attimo stesse giocando il Napoli, devo dire la verità, ci hanno imbrigliato. Onore al merito, dobbiamo fare degli avversari, però una bellissima partita. Io devo dire la verità, nonostante che il Napoli ha perso, mi dispiace, però mi sono divertito. Perché comunque noi ci dobbiamo divertire, è chiaro che facciamo il tifo per il Napoli, però speriamo che vediamo un po' il nostro Napoli giocare in questa maniera, ci vuole forse un altro po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo, ricordiamo che siamo all'ottava, mancano la bellezza di 30 partite. Ecco. Quindi 30 partite, adesso abbiamo la sosta, perché dopo una sconfitta sarebbe più ideale giocare subito, perché il calciatore, l'ambiente ha i nervi ancora scossi, allora giocare subito sarebbe più importante essere. Però a questo punto, con questa situazione che abbiamo anche fisica, i 15 giorni di riposo ci faranno sicuramente bene, e penso che la cosa importante saranno quelle due partite, Verona e Milano in casa, mi sembra? Sono sì. Le due partite di campionato, in più quella partita di Champions con il Braga. Io penso quello sarà il crocevia importante. Speriamo bene. E niente, abbiamo una squadra molto forte, abbiamo una squadra forte, e loro devono essere consapevoli di essere forti, cosa che ieri
ho avuto l'impressione anche hanno fatto solo tutta la partita 4 falli, se io ho contato. L'ha detto, cioè, questo il mister. Io l'ho preso da lui, perché l'ha detto anche questo. Bene. Cioè, veramente quest'uomo poi a volte non dire niente. Non dire niente. Invece secondo me aveva. Lo difendiamo, a volte ha delle colpe, sì. Abbiamo detto, mi ci ha fatto notare, mister Sambuca, quando la squadra va sotto, va un attimo in crisi. E fa dei cambi che noi non però capiamo. Però la squadra va in crisi, differentemente da quando c'era Spalletti, vediamo però due cose positive. Sì. Ha fatto il gol sul rigore e ha festeggiato. Finalmente ha festeggiato. E Osimhen sostituito è uscito velocemente per far entrare il compagno. Quindi devo dire questo. Però poi ci ha pensato Politano. Vabbè, questo è un fatto positivo da parte. Politano non ha digerito, perché Politano stava giocando molto bene. Probabilmente Osimhen sa che non è il momento suo, perché era marcato molto bene, come giustamente ci hai fatto notare tu. E niente, io volevo adesso vedere il nostro mister Gaglione, che ci ha presentato questa partita la settimana scorsa, la stessa partita con la sua lavagna tattica, ce la vuole commentare. Cosa ha sbagliato tatticamente con la lavagna davanti il Napoli contro la Fiorentina? A questo punto, grande mister Gaglione, il nostro tattico seguito da tutti quanti, mister, a te la linea! Vai Tommaso! Grazie Claudio, amici di Una Finta sul Divano, una buona serata da mister Gaglione. Dove vi porta come al solito alla lavagna con questa novità post gara, per vedere solo alcune situazioni di gioco che purtroppo, ahimè, non sono andate bene, e quindi mi soffermerò solo su alcuni dati per spiegarvi un pochettino diciamo i momenti più difficili dal punto di vista tecnico-tattico che la squadra poi ha vissuto nella partita contro la Fiorentina. Bene, andiamo subito alla lavagna e andiamo a vedere. Intanto possiamo dire che il primo tempo è stato un primo tempo abbastanza equilibrato, dove i ritmi erano abbastanza alti, e quindi anche il risultato, diciamo volendo, era un attimino più che giusto. Quello che poi è successo praticamente nella ripresa, in particolare sul 2-1, sul gol preso sul 2-1 della Fiorentina, lì eravamo evidentemente con la linea molto alta a pressare, e quindi quando vai a fare a pressare alto, e quindi con la linea alta praticamente, quindi alziamo anche la nostra linea per farvi vedere un attimino quello che è successo. Ecco, vedete, linea alta, giustamente perché la squadra era in pressione alta, in pressing alta, come fa sempre il Napoli, ed è successo che molto probabilmente, adesso non ricordo molto bene la dinamica dell'azione, ma molto probabilmente non siamo riusciti a recuperare palla come spesso facciamo, e abbiamo subito una ripartenza della Fiorentina dove purtroppo eravamo qui praticamente scopertissimi nella marcatura preventiva sui tre della Fiorentina, e quindi non c'era il cosiddetto Marco Copro, se vi ricordate, e abbiamo beccato un 1-2, una triangolazione, e abbiamo beccato il gol il secondo gol della Fiorentina. Stessa situazione è capitata anche nel terzo gol, dove non c'è stata purtroppo neanche qui nella loro triangolazione della Fiorentina, neanche qui ci sono state delle marcature preventive, perché anche qui la squadra era sbilanciata in avanti col baricentro alto, e purtroppo neanche qui diciamo i cosiddetti difensori nella posizione che dovevano assumere non erano corrette, non era una posizione corretta, perché praticamente abbiamo subito una triangolazione, e in questi casi si sa sempre nel marco copro, quindi uno esce, uno copre praticamente il compagno, e poi c'è stata quella ripartenza di Osimhen, che si è trovato poi nell'uno contro uno con il loro portiere. E qui, per dirvi che la squadra
non ha accompagnato, non è stata veloce ad accompagnare questa ripartenza di Osimhen, e quindi questo mi fa pensare anche un calo fisico, no? Un calo fisico avendo giocato una partitissima contro il Real Madrid. Ecco, queste più o meno queste dinamiche, queste poche dinamiche dei gol che abbiamo subito e del ritmo forte che la Fiorentina poi è riuscita a tenere anche nel secondo tempo come nel primo, ma queste dinamiche, quindi linea alta difensiva, lenta nello scappare poi all'indietro nella loro ripartenza sulla loro verticalizzazione veloce in tutto e due, nel secondo e anche nel terzo gol, e quindi nel primo possiamo dire che c'è stata anche lì una linea non schierata bene, una diagonale non fatta da Politano, e anche lì abbiamo preso il primo gol. Sarebbe purtroppo lì la posizione di Meret non era ottimale, ricordiamo gambe divaricate aperte, e queste più o meno sono state le dinamiche della gara e delle difficoltà che il Napoli poi ha avuto. Bene amici, anche per stasera, diciamo per queste poche cose che praticamente sono riuscito a così ad andare a vedere quali sono stati i problemi principali di questa sconfitta, e quindi anche per oggi è tutto, ci risentiremo e rivedremo alla prossima. Grazie Tommaso della tua disamina sulla partita di ieri. E niente, allora qui abbiamo però un altro nostro ospite, l'avvocato Francesco Bruno, collaboratore di extranapoli.it, qui con noi a commentare quello che è accaduto ieri. Oramai la storia del Real è andata, c'è l'entusiasmo come i tifosi che abbiamo visto prima, e invece adesso siamo ripiombati veramente nell'inferno un'altra volta, perché la partita di ieri abbiamo distrutto tutto il bello, diciamo, fatto dal Bologna in poi, però la partita di ieri, anche la Fiorentina ha giocato una grande partita. Allora, Francesco Bruno, avvocato, che cosa è che non è andato ieri? Cosa sta succedendo a questo Napoli? Faccio anche a te questa domanda, come abbiamo fatto a mister Sambuca e come Gaglione ci ha descritto mister Gaglione. Tu... Ma ragazzi, io purtroppo devo dire a malincuore, perché vi ricordate già altre volte nelle scorse puntate, e comunque noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere, voglio dire, questa linea comunque della fiducia a mister Garcia. Però abbiamo sempre detto al tiro al piccione contro Garcia non partecipiamo, però poi è arrivato un momento della stagione in cui i risultati ora devono venire per riuscire a supportare questo sostegno a Garcia, perché sennò poi diventa oggettivamente follia continuare a difendere una situazione che inizia un po' a degenerare. E allora il dilemma secondo me è proprio questo, e leggevo anche un po' i vari giornali stamattina con De Laurentiis, che pare da un lato abbia fatto la riunione all'Hotel Parker con la dirigenza dello stesso Garcia, d'altra parte però c'erano altri giornali che invece dicevano, se ho capito bene, che De Laurentiis era in videoconferenza ed era a Roma, e a Roma già avrebbe iniziato il casting con altri allenatori. Quindi è un momento un po' difficile, però purtroppo la cosa che tu dicevi prima, Claudio, cose che non va, la cosa che rispetto a settimane fa in cui ci siamo visti e difendevamo a spada tratta Garcia, è quella che oggettivamente stanno venendo meno proprio i risultati per sostenerlo, perché ieri la prestazione non c'è stata, il risultato non c'è stato. E sembra evidente purtroppo questa mancanza di empatia con la squadra, con Politano che esce con la conferenza. Di Lorenzo tenta di tappare i buchi, non so se di facciata o meno, dicendo questi comportamenti non si devono avere, dobbiamo tutti darci una regolata, quindi sostanzialmente si ha l'impressione di una polveriera a livello ambientale. Quindi purtroppo con tristezza tu mi chiedi cosa che non va. Cioè, stasera dovremmo dire tristemente non va alcunché, questo è il problema. E quindi
è un po', stiamo un po' tutti nel guado. Da un lato, appunto, ci si domanda, ma è giusto o meno criticare, noi appunto sono sempre stati della linea del sostegno a Garcia, dall'altro però stanno venendo meno le basi per sostenere. Noi, sai, siamo stati sempre della linea che di difendere sempre la maglia azzurra, comunque, sì, dovunque, in qualsiasi situazione, in mister, i calciatori, sempre, perché la squadra va sostenuta proprio in questi momenti. Però ci sono alcune cose che noi non riusciamo a capire al di fuori, no? Come mai ci sono momenti, c'è stato dal Bologna in poi, che ha giocato bene, questa situazione che si è creata ieri. È la Fiorentina che è una squadra, come ho chiesto ad Aldo, no? Aldo Sambuca, la Fiorentina è una squadra che ci dà fastidio. Anche l'anno scorso, anche con Spalletti, la stessa cosa. La stessa cosa. C'è da domandarsi, io l'ho detto anche a Aldo, che poi non mi ha risposto, però nel mio piccolo, io credo che sia un problema di modulo. Cioè, la Fiorentina che gioca questo 4, 3... No, 4, mi viene da sorridere perché cioè, ho capito che 4, dici, però io mi ricordo il calcio di Diego, non si parlava di modulo. Sì, però... Sì, cioè, se c'è un nomini forti... Hai ragione. Però, la Fiorentina ha dimostrato che... Sì, avere un calciatori buoni, perché comunque sono discreti, giovani, e giro palla, sanno tenere la palla. Ieri veramente ci hanno col giro palla, io non ho mai visto il Napoli così con una squadra in difficoltà. Ma perché facevano il pressing che dovevamo fare noi e hanno tenuto tutta la partita, sì, perché hanno giocato giovedì, come dicevamo prima. Io ero sicuro che nel secondo tempo ci fosse stato un calo, invece non hanno tenuto. Perché? Perché hanno fatto girare la palla e hanno corso meno, ma sembravano in più in campo. Perché il modulo che usa la Fiorentina, che utilizza la Fiorentina, non, il Napoli lo soffre. Perché il Napoli, diciamo che utilizza lo stesso, il 4-3-3 di Spalletti è lo stesso, diciamo, più o meno, di Garcia. E quindi probabilmente quel modulo che gioca la Fiorentina lo soffriamo. Cioè, questa è una mia... non lo so, perché con la Fiorentina noi abbiamo sempre problemi. Non lo so. Secondo me... Il mio pensiero, uno comincia a soffrire il modulo quando non hai l'agonismo che ti sorregge, cioè quando vieni un po' meno e lasci il pallino del gioco agli altri, allora non c'è modulo che tenga, secondo me. Però ragazzi, allora entriamo nel discorso che quest'anno forse sono un po' appagati. Perché o sono appagati o c'è sfiducia nei confronti di Garcia, sono le due purtroppo ipotesi tristi entrambe, diciamo. E questo è anche, come abbiamo detto, anche perché tu non c'eri, sei arrivato adesso con Aldo Sambuca, c'era questa situazione già prima della partita con Mario Rui. Mario Rui è uno di quelli, però, che non ho detto prima, magari vedo, fa parte, diciamo, della vecchia guardia, dei senatori, no? Sì. Dei senatori. Mm. Ed è la terza, quarta partita che non gioca. Mm. Ieri non l'ha messo in campo, poteva dal primo minuto oppure nel secondo tempo, a un certo punto l'ha fatto scaldare e neanche, perché alla fine l'ha fatto anche scaldare, non l'ha messo in campo. Per cui anche i compagni di classe, di squadra, no, io sto fuso perché c'è il fazzoletto qua, sì, cioè, sinceramente, una valle di lacrime. Una valle di lacrime che a questo punto non ci aspettavamo. Come anche abbiamo sentito i tifosi, che praticamente tutti quanti non hanno una soluzione. Cioè, chi dice, qualcuno dice mandiamolo via adesso, qualcun altro è meglio di no. Effettivamente prendere una decisione di cosa fare, perché evidentemente c'è qualcosa nello studio che non va. Ma io penso che questo giro di interviste che avete fatto, poi noi molto spesso, diciamo, quasi quasi si prende sotto gamba, no? Il tifoso medio si dice quello che sono i social, dagli a De Laurentiis, però sotto sotto magari il tifoso medio napoletano è molto intelligente e competente, e quindi proprio questa indecisione che dicevate voi penso è proprio il nocciolo della questione, perché noi diciamo, anche se
volessimo, anche noi che siamo, abbiamo sempre detto, comunque i sostenitori della maglia azzurra, quindi del supporto, del tifo, volessimo purtroppo tristemente fare i conti con la realtà e valutare l'ipotesi di un cambio di guardia. Però il problema è chi prendi? Cioè, questo è il problema. Cioè, io sentivo parlare stamattina di Tudor. Sì. Ma con tutto il rispetto di Tudor, mi sembra di rivivere la stessa storia di quando fu cacciato Angelotti, che venne Gattuso. Cioè ci affidiamo sempre a questi pseudo uomini forti, sì, incazzati, diciamo, che dovrebbero bacchettare la squadra, però è una storia già vista, l'abbiamo vista la storia di Gattuso come è andata a finire. Allora qua io, cioè, ci fosse sulla piazza non so, il famoso Conte di cui si parla sempre, Guardiola, ci fosse, diciamo, Klopp, e allora anche io direi, caro mister Garcia, ti vogliamo bene, però sinceramente accomodati. Ma se l'alternativa è Tudor, è veramente, come dicevano i tifosi, è una situazione in cui non si sa bene come uscire. Però sono voci che girano buttate là, io non credo che già che il presidente si stia muovendo come dicono per un nuovo allenatore, non credo proprio, credo piuttosto si sta muovendo per capire che cosa sta accadendo all'interno. Bisogna capire se c'è un problema di spogliatoio, perché può anche darsi che non, che non ci sia, perché siamo noi al di fuori che poi che vediamo solo questi comportamenti, questi comportamenti eclatanti, contratti che devono essere chiusi, tutte queste cose. Quando il giocatore va in campo, al di là che sono professionisti, questi sono ragazzi di 23-24 anni che entrano per divertirsi. Quindi non è un problema. Soprattutto i nuovi arrivati. Poi, purtroppo è capitata la Fiorentina, ma magari capitava una squadra, diciamo, un po' più morbida dopo la partita con il Real, no? Ci sta che c'è un calo di tensione, perché tu lì con la partita con il Real c'hai una tensione maggiore, una maggiore attenzione. E guarda caso, parliamo di attenzione. Ora è una cosa che butto là, ma Nathan, che è stato a mio avviso il migliore del Napoli ieri, perché ha fatto un partitone, ha giocato di anticipo anche, ha fatto un recupero molto bello. Quindi, ma Nathan perché? Perché Nathan sta concentrato 100-100 questo ragazzo. Allora, può essere un problema di concentrazione, qualcuno che c'è il calo fisico come chi sta a centrocampo, no? Che ha dei cali notevoli, chi sa, è alla base del centrocampo. Potrebbe giocare questo Caius, che anche a me non dispiace, è nuovo e si sta inserendo bene. Forse l'altro, Lindstrom, ancora non ha avuto pure poco da giocare, parliamoci chiaro. È un ruolo anche difficile il suo, non è facile, anche perché lui è un trequartista e fino adesso non ha fatto il trequartista, non ha giocato al suo ruolo. Ci abbiamo una bella squadra, un'ottima squadra. Quindi tutte queste voci che girano, queste situazioni, creano soltanto nervosismo. Magari 10 adesso convocati in nazionale, sì, abbiamo 10 giocatori. Mario lui non è stato convocato. Neanche Politano. Neanche Politano è stato convocato. Devo dire la verità, a me fa piacere, così stanno un po' più a riposo e hanno tempo per potersi allenare, per poter affrontare poi la partita successiva con maggiore, diciamo, con un po' di serenità, perché molti dicono è meglio quando si perde giocare subito. Io su questa cosa non sono d'accordo, invece in questo momento è il momento di concentrarsi e di ritrovarsi un po', no? Può essere invece il contrario, può essere il momento per incontrare, perché magari tu giochi dopo 7 giorni un'altra volta. Però questo, Claudio, è però il solito momento nel contesto ambientale in cui viviamo, che può essere purtroppo deflagrante, perché tu stai 15 giorni senza Napoli, senza calcio, e ti parlano trasmissioni tutte le sere, giornali, interviste, Francesco, un ambiente ormai che purtroppo, e noi non si è abituato male, è completamente di contestazione totale, senza neanche il rispetto per l'essere umano nei confronti di Garcia. Quindi oggettivamente è difficile. Però questi 15 giorni sono difficili. Però ci siamo un po' tutti quanti abituati male, perché il Napoli dell'anno scorso è stato un Napoli straordinario e penso che non solo il Napoli ma altre squadre non si ripetano, no? Questi livelli. Ora praticamente siamo abituati anche un po' male, perché in fondo alla fine in campionato quante partite abbiamo perso? 2.
altre squadre ne hanno perse. Nessuna squadra ne ha perse zero. Nessuna squadra ne ha perse zero. Quindi pensiamo all'Inter l'anno scorso, che ha perso in tutto il campionato 11-12 partite, è arrivato addirittura in finale Champions quando volevano la testa di Inzaghi, mi ricordo, più volte in campionato, quello che hanno detto zitto, comunque è arrivato in finale. Allora, non distruggiamo tutto, cerchiamo di stare calmi. Capisco che il mister, come abbiamo detto prima, va un po' in crisi quando perde, allora tenta un po' tutte le carte, noi non capiamo dei cambi, però dobbiamo dare... Perché poi in questo eccesso di criticismo ci stanno tirando dentro anche alcuni calciatori, tipo Meret. Sì, e lo fanno magari andare in confusione. Ieri Francesco, come l'hai visto Meret? Perché... Sarebbe troppo facile dire che ovviamente è stata una papera. E sarebbe anche troppo facile dire e ingeneroso quello che dicevamo magari fino all'inizio del campionato scorso, quando si parlava di Navas, vi ricordate? Come? Che purtroppo Meret è un portiere sul quale non poter fare affidamento, perché l'anno scorso siamo stati smentiti. Io dico sempre che, come sempre, anche in questo caso, anche in questo caso di Meret, e tutta questa situazione assurda che si sta vivendo, ovviamente toglie serenità. E quindi anche il portiere, che soprattutto il portiere di una grande squadra come il Napoli, che non subisce tutti questi tiri e deve fare uno o due interventi a partita, se non è sereno quegli uno o due interventi li sbaglia e quindi finisce. Siamo ancora la squadra che subisce meno tiri, Ma non troviamo tutte le colpe a sto ragazzo, c'è troppa pressione. Io dico che... No, ma perché è un momento in cui si dà la colpa a Garcia, si dà la colpa a Meret, e Osimhen, abbiamo capito il fatto di Instagram, sì, che è stato brutto, e però si dà colpa e diamo addosso a Osimhen. Poi il caso di Mario Lui, vabbè, eclatante. Che ha parlato il procuratore, però si fanno storie su storie, pare che ci si diverta su sta cosa, ci tiriamo, facciamo catachiri, cioè stiamo sbagliando perché ci vogliamo aspettare, ripetere come l'anno scorso, che non può essere ripetuto, è stato un anno straordinario. Però questo lo dicevamo sempre tempo fa, sì, non possiamo ripeterci come l'anno scorso, nel senso con i 15 punti di vantaggio. Però questa è una squadra che è forte, giocandosela con le altre senza stravincere il campionato, quest'anno può competere e vincere. Anzi, noi l'abbiamo detto poco tempo fa, ottimisticamente noi prevedevamo un altro scudetto quest'anno. Certo. Il problema è che è ancora così. Il problema, come stiamo dicendo, è che però noi i nostri ragionamenti debbono essere per forza appoggiati su un riscontro oggettivo, e questo è un momento in cui il riscontro oggettivo non c'è, questo è il problema. Allora io non so quale sia la causa, perché sarebbe troppo facile dire colpa di Garcia che non capisce niente, però purtroppo il dato rispetto a qualche settimana fa, il peggioramento della situazione è dovuto al fatto che i risultati e le prestazioni purtroppo non sono venuti. Però un peggioramento in realtà che si vede in una gara, perché io quella la sconfitta con Real Madrid non la reputo sconfitta. Sì, questo sì. Quindi in realtà non ci può cambiare il mondo per una gara. E per questo poi si giustificherebbe il fatto che appunto alla faccia di coloro che vogliono proprio la testa di Garcia, si sta discutendo in ambito Napoli, c'è stato oggi questo incontro e credo si va ancora verso la fiducia. Sì, però una fiducia a te. È una fiducia che noi spostiamo sempre di più. Che vi ricordate, noi tempo fa dicevamo la deadline e la sosta. Sì, sì. La sosta è arrivata e purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Adesso spostiamo, diciamo, la deadline e la pausa di novembre. Però io credo che oggettivamente quella debba essere poi una deadline definitiva, che se tu arrivi alla pausa di novembre e stai ancora a 7-8 punti dal primo posto e fuori dalle prime 4, è passato quasi un terzo di campionato,
Si può valutare, si può già dire. Lo stesso mister ha detto ci servono volte, 3 vittorie consecutive che non abbiamo mai fatto. Questo se posso a volte succede, sono situazioni che non si vanno in grado. Allora, il tempo è scaduto e me è sempre un piacere stare con voi, ringraziamo, sempre un piacere, ringraziamo te, ringraziamo Aldo Sambuca, ringraziamo Mister Gaglione con la sua lavagna tattica che ci ha descritto cosa tatticamente non è andato, ci rivediamo alla prossima e come di consuetudine ringraziamo voi... anche la nostra assistente Marina Rivellino. Ecco, sempre grazie Marina che è preziosissima. E come sempre noi concludiamo con il motto: nel bene e nel male, sempre forza Napoli! Ciao, ciao, alla prossima, ciao! No, questo se ne andrà io, Claudio, se ne andrà proprio. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.